Cosa farà il governo per Ventimiglia e per questa situazione dei migranti alla frontiera soprattutto? Ma guardi, intanto mi è sembrato doveroso che si venisse a Ventimiglia per attestare non solo la vicinanza del governo, ma soprattutto per ringraziare Ventimiglia per quello che ha fatto e per quello che sta facendo in una situazione che denota, oltre a uno spirito di solidarietà, una dignità assolutamente fuori dal comune. E come voi sapete, non sempre con la territorialità i rapporti del governo centrale sono così, diciamo, ottimali. E in secondo luogo, siccome sono state messe in piedi delle strutture d'accoglienza proprio per dare dignità all'accoglienza e per dare tranquillità evidentemente a chi deve accogliere, perché un'accoglienza ordinata e dignitosa è anche un fattore di tranquillità per chi deve accogliere, sono venuto per garantire il fatto che il governo ovviamente si farà carico di questo sforzo che ha fatto il comune, in maniera tale che le strutture non gravino evidentemente sulla collettività locale. Ecco, questo per l'emergenza, ma invece sul lungo termine come si può pensare di risolvere questa questione? Ma guardi, questa è un'emergenza relativa, parliamoci, cioè questo è bene dirlo in termini molto chiari. Chi è qui, chi è alla stazione di Milano, chi è alla stazione di Cortina, non sono persone, come ho sentito dire, alle quali non siamo in grado di dare accoglienza. Sono persone che fuggono dalla nostra accoglienza. Questo è uno degli effetti paradossali degli accordi di Dublino, che produce anche il blocco della frontiera, perché non è un problema di Schengen, quello è un problema di Dublino, e che induce molte di queste persone a rifiutare la nostra accoglienza. Noi abbiamo nelle nostre strutture di accoglienza ordinaria e straordinaria qualcosa come 80.000 persone, quindi non sono 300 persone che fanno la differenza e che possono mettere in crisi le strutture di accoglienza. Queste persone scappano dalla nostra accoglienza, si rifiutano di fare la domanda d'asilo perché non vogliono restare nel nostro paese. Questo sarà uno degli oggetti della discussione di oggi del nostro Presidente del Consiglio col Presidente della Repubblica Francese, questo sarà l'oggetto del Consiglio del 25 di questo mese, dove si discuterà del piano europeo. Quali sono i prossimi passi per arrivare alla soluzione definitiva, si spera? Guardi, la soluzione del problema delle migrazioni non esiste, perché le migrazioni esistono da che esiste il mondo e esistono oggi, esisteranno domani, sono sempre esistite. Si tratta semplicemente di mettersi tutti d'accordo su qual è il sistema, la politica migliore per gestirle. Trovo singolare che chi non ha fatto scelte chiare fino ad oggi o le ha fatte in una maniera che evidentemente non si è rivelata produttiva, vedi per esempio la stipula degli accordi di Dublino, oggi si erga a arbitro delle scelte che vengono fatte oggi e che invece hanno portato per la prima volta nella storia del nostro paese all'approvazione di un piano nazionale che finalmente decide e fa delle scelte molto chiare in materia di accoglienza e di diritto. Siccome sono giorni che se ne parla, c'è più ottimismo oggi rispetto al paio di settimane fa? Guardi, c'è più ottimismo perché in base a alcuni studi europei sono migliorate le condizioni obiettive nei paesi di origine dei flussi, così chiariamo anche una volta e per tutte le polemiche sulle barche in mezzo al mare. Non sono le barche che fanno da fattore di attrazione, sono le condizioni nei paesi di origine. Bisogna agire sulla domanda, su questo l'Europa e il mondo intero è assolutamente in ritardo. Grazie mille. Okay.